Sostenibilità ambientale, sociale ed economica, questo è il tema al centro dell'edizione 2021 del PM Day celebrato anche a Benevento. Mondo delle imprese a confronto con gli studenti per parlare di lavoro, per parlare di futuro. Sostenibilità ambientale, sociale ed economica, un tema di cui sentiamo parlare tanto, di cui oggi si discuterà in occasione del PM Day con numerosi studenti presenti in sala ma anche in collegamento da remoto. 600 studenti, di cui buona parte purtroppo da remoto, e loro saranno coinvolti anche in 3 tavoli tematici in collaborazione con 3 aziende che hanno aderito e si sono messe a disposizione per aprire oggi quantomeno virtualmente le porte delle proprie imprese a tutti gli studenti, che poi è l'obiettivo della giornata nazionale del PM Day. Qual è il messaggio di questa giornata? Ma la sostenibilità in tutte le sue declinazioni. Dobbiamo trattare gli studenti non come il futuro ma come il presente, perché loro potrebbero essere i primi a poter contribuire ad avere una maggiore sostenibilità, soprattutto di quella ambientale, che se ne parla continuamente, soprattutto in queste ultime settimane. Quali sono i progetti presentati dagli studenti? Ci sono start-up particolarmente innovative? Ma gli studenti ultimamente sono molto orientati verso la tecnologia e la maggior parte di loro sogna di realizzare un'app per poi poterla collocare sul mercato, ma sicuramente, soprattutto ultimamente, le loro app sono verso un discorso sostenibile, ripeto, soprattutto quello ambientale. I giovani sono il presente, di sicuro il pianeta sarà quello che si salverà e dovremo invece salvaguardare la nostra razza umana. Con la delegata del PM Day a Benevento scopriamo allora anche i numeri dell'edizione 2021, di questa edizione dedicata appunto alla sostenibilità d'impresa, con un messaggio forte: investiamo nel futuro. Sì, allora è stata una giornata sicuramente molto importante, un tema sentito soprattutto in quest'anno, e per noi è stato fondamentale dare dei contenuti così importanti ma nello stesso tempo con concetti semplici a dei ragazzi così giovani. Abbiamo visto che c'è stata molta partecipazione e attenzione da parte delle scuole anche che erano collegate effettivamente, e i ragazzi si sono mostrati entusiasti e hanno accolto queste tematiche. Noi ci auguriamo che con questi spunti che gli sono stati dati loro effettivamente, diciamo, riescano a svolgere già nel proprio piccolo tutte quante queste azioni che possono portarci alla sostenibilità e fondamentalmente ad un'economia circolare nell'utilizzo delle risorse. Quale formazione al centro dell'incontro che si è svolto proprio pochi giorni prima del PM Day con l'assessore regionale all'istruzione Lucia Fortini, a cui Confindustria ha illustrato le iniziative messe in campo nell'ambito di questa iniziativa? Sì, all'assessore Fortini abbiamo presentato il progetto PM Day Campania. Oggi ci sono delle attività messe in campo da ogni territoriale. Abbiamo raccolto l'adesione da parte di 30 istituti scolastici, 32 imprese e circa 2.000 studenti. Il tema è della sostenibilità, ne abbiamo parlato anche qui oggi a Benevento, che è declinata dal punto di vista sociale, economico e anche di governance. È un tema su cui si sta investendo molto. Ma con l'assessore Fortini chiaramente poi abbiamo immaginato un percorso di condivisione nella linea di creare un rapporto stabile tra impresa e scuola. In questo momento si sta parlando molto anche degli studi tecnici superiori e c'è aperto un bando sugli ITS che scadrà nel prossimo mese e mezzo, e da questo punto di vista credo che la collaborazione virtuosa tra noi e il mondo della scuola possa in qualche modo sostenere queste iniziative. Ci sono degli ITS già presenti che vanno sostenuti, ce ne sono dei nuovi che andranno finanziati, e da questo punto di vista credo che si possa colmare quel gap di competenze che il mondo dell'impresa denuncia. Purtroppo c'è da una parte una grande quantità di disoccupati e di giovani in IT, e dall'altra parte l'impresa non trova le competenze giuste. Quindi secondo noi, diciamo, attraverso gli istituti tecnici superiori si possono individuare quelle figure che il mondo del lavoro richiede. Il capitale umano è una risorsa secondo me ancora più importante, perché solo attraverso la selezione di capitale umano adeguato le imprese possono vincere la sfida della competitività. Far incontrare imprese e capitale umano, è questa la sfida da affrontare anche in vista del piano di ripresa e resilienza?
Il PNRR ha posto al centro il tema del capitale umano come risorsa del Paese e delle imprese. Nella missione 4 sono previsti 30 miliardi, di cui 20 proprio per rinforzare il sistema di istruzione. E da questo punto di vista crediamo che sia un'occasione da non perdere, soprattutto per il nostro Mezzogiorno, che sconta divari da tanti punti di vista. E si è rivolto agli studenti anche il presidente di Confindustria Benevento, Oreste Vigorito. Io ricordo la mia partecipazione al convegno di Kyoto, durante il quale furono stabiliti i primi patti di quello che era e sembrava un lontano avvenire, di quello che sarebbe stato il cambiamento climatico. I governi, con quell'accordo, misero la prima pietra per quello che stiamo facendo oggi. Il peccato è stato che sono passati oltre 25 anni e che se quelle misure fossero state incrementate e adeguate al tempo che passava, probabilmente almeno dal punto di vista climatico staremmo meglio. Ed è la preoccupazione di chi invece non solo ci credette come un possibile business, ma anche perché vi garantisco che camminare sulle montagne del Fortore per gli studenti per 20 anni, camminare lì, vedere i campi di grano colorati dai papaveri rossi e sentire il fruscio del vento attraverso le turbine eoliche, come disse un giornalista poco conosciuto, ma a me molto caro, mio fratello Ciro Vigorito, in un suo articolo, disse: sono giganti posti a salvaguardia delle nostre vite e della nostra casa, che nulla tolgono ma qualcosa danno. Ecco, se cominciassimo a pensare che le energie rinnovabili le ha create qualcuno che va meglio di noi, forse capiremmo che se l'ha creato a qualcosa serve, non solo a riscaldare ma anche a illuminare, non solo a illuminare e a riscaldare ma anche a darci l'energia. Basta che uno di voi alzi la mano per parlare e in quel momento ha prodotto energia. Se lo facciamo con le mani dell'uomo è una cosa, se lo facciamo con le macchine è un'altra, se lo facciamo con le materie della terra è un'altra. Noi abbiamo imparato a consumare i nostri giorni in tempo breve. Riflettete un attimo, c'è già chi ha messo le luminarie per Natale e non è soltanto un business, è una costrizione psicologica, capite già cosa succederà domani. E nel frattempo non viviamo oggi. Abbiamo appena dopo Natale cominciamo a parlare del carnevale e poi cominceremo a stilare i calendari dove dobbiamo andare in ferie. Viviamo sempre per qualcosa che dovrà accadere. La mia domanda rivolta a dei ragazzi ai quali vorrei appartenere per mentalità, e mi sforzo ogni giorno di parlare con loro, ma non per usare l'assioma col quale si dice: parliamo dei giovani, aiutiamo i giovani. Monteforte ha detto una cosa molto bella, riparafrasando un concetto anche filosofico. Noi viviamo sicuramente i ricordi dell'ieri e viviamo anche le attività di oggi e poi ipotizziamo il futuro. Il futuro è quello che noi prepariamo oggi. Le azioni che facciamo oggi ci daranno il futuro domani. Io dico: guardali e non fare la domanda chi oggi mi darà una mano, cosa faranno per me oggi. Cambia il verbo, dici: cosa farò io oggi per gli altri e cosa farò per l'umanità. Perché, come avete già anticipato, ognuno di noi ha un pezzetto di carta in mano. Se lo butto a terra e lo buttano anche gli altri, saranno 7 miliardi di pezzetti di carta. Se non butto il mio, ci saranno 7 miliardi meno uno. E questo è il primo passo verso il futuro, essere i primi a dare l'esempio. Voi, attraverso gli studi, attraverso i vostri assistenti, attraverso la vostra attività e con questa mentalità di entrare nelle aziende dove poi dovete costruire il vostro futuro, non quello degli altri, partite da questa ipotesi. Se cominciate da subito sarete ogni giorno un po' più ricchi.